Chi sei? Salve, io sono Giorgio Negro e sono un fotografo amatore, non professionista, ma un grande appassionato di fotografia. Che cos'è per te la fotografia? La fotografia per me è una forma di vedere il mondo, perché quando fotografo il fatto di avere la camera, la macchina fotografica fra me e il resto di ciò che mi circonda mi obbliga a vedere il mondo in un'altra maniera, mi obbliga a soffermarmi, mi obbliga a penetrare nell'essenza delle cose e mi obbliga a non essere superficiale. È qualcosa che per me è una maniera di andare al di là di quello che vedo normalmente e che quindi mi permette, come dico, di vedere, ma anche poi di esprimere quello che vedo. E quindi è una forma di realizzare un sogno, che è il sogno di comprendere la realtà che mi circonda. Che lavoro presenti? E voglio presentare oggi un lavoro che per me è molto importante, perché ha rappresentato 15 anni della mia vita, 15 anni in cui io, pur avendo un altro lavoro, pur essendo professionista in un altro campo, 15 anni in cui ho dedicato buona parte, una certa parte, diciamo, del mio tempo alla fotografia. Non era la parte più importante, lo ripeto, io avevo un altro lavoro, ma ho avuto la possibilità di viaggiare attraverso un continente meraviglioso che è l'America Latina e di fotografare. Il risultato di questo grande lungo viaggio, perché sono stati tanti piccoli, ma ricucendoli tutti insieme io credo che possiamo vederli come un unico lungo viaggio. Il risultato è stato un libro che presento qui, si chiama Pathos, un libro che è un congiunto di 59 immagini, tutte in bianco e nero e la maggior parte fatte ancora con pellicola, e che rappresentano la mia visione di questo continente. È stata una scoperta di un mondo, di una cultura e la scoperta di molte persone che io ho incontrato lungo questi cammini. Possiamo sfogliarlo rapidamente. Vedete, in queste fotografie sono fotografie in bianco e nero di stile leggermente classico e che sono un po' il risultato di incontri molto spesso casuali, altre volte ricercati da me andando in posti dove sapevo che avrei visto delle feste, avrei conosciuto persone, culture nuove, ma sono incontri che sempre per me hanno lasciato un segno, nel senso che da questi incontri io ho imparato qualcosa, mi sono avvicinato a queste persone e ho penetrato in qualche modo la realtà che vedevo in modo superficiale. Sono andato al di là e ho capito molto della cultura di questo mondo, che non è il mio mondo, ma che in qualche modo lo è diventato giustamente attraverso la fotografia. Ovviamente non farò vedere tutte le immagini, qui ne abbiamo solo alcune, solo per menzionarvi che questo lavoro è di 15 anni è risultato alla fin fine in un libro. È un lavoro estremamente importante, lo ripeto, non è l'unico mio lavoro fotografico, ma in un certo senso è per me quello che è il più realizzato, il più completo, il più importante per me sicuramente. Un invito a chi ti guarda? Per chi mi guarda posso dire molto modestamente, perché sono fotografo
a tempo perso, anche se la passione posso dire che è a tempo pieno. L'invito è quello di utilizzare la fotografia per veramente andare al di là della superficie delle cose. Stiamo vivendo un'epoca dove tutti giustamente fotografiamo, perché ne abbiamo i mezzi, ma molto spesso le immagini che vediamo sono immagini che durano il tempo in cui sono scattate, no? Pochi secondi, vengono consumati immediatamente e vengono dimenticate. E invece l'invito che io do è quello di utilizzare la fotografia per scoprire quello che dura nel tempo. Quello che dura nel tempo non è solo quello che si vede nel momento, ma è quello che c'è al di là, che c'è dietro le cose, e che bisogna prendersi il tempo letteralmente per andare a scoprire e per essere capaci di esprimere, di fare conoscere gli altri attraverso i nostri scatti.